ben comincia è a metà dell'opera, è solo il primo atto di una stagione lunga ed insidiosa, ma chi perde oggi dice già addio ad un obiettivo. Amici di Fanner, appassionati di Lega Calcio 8, benvenuti al Garbaglia, primo turno preliminare di Coppa Italia. A sfidarsi ci sono i padroni di casa dell'FC De Angelis e l'Alitalia Calcio. Limite dell'area di rigore, il destro, a terra, para il portiere del De Angelis. Ma l'azione non è finita, prova a portare alto il pressing dell'Italia, recupera infatti il pallone, ora il numero 14 se la porta sul sinistro e arriva il gol del vantaggio dell'Alitalia, ha segnato Nuti, De Angelis 0, Alitalia 1, dopo 7 minuti. Da dietro, numero 8 del De Angelis. Conclusione, c'è il gol del 2-0 dell'Alitalia, questo tiro improvviso che non ha perdonato il portiere del De Angelis. 1-2 micidiale dell'Alitalia e 2-0. Ora numero 11 del De Angelis, vai, finta il tiro, va in area di rigore, gli ritorna il pallone, Calcaro deve compiere un vero miracolo per mandarlo in calcio d'angolo. Valerio, allora Papaleo, la palla in mezzo, la porta è sguarnita, non riesce a trovare però il bersaglio grande, qui occasione mancata per il De Angelis per riportarsi nel match. Cross in area, sul secondo palo, tutto solo, il numero 8 che non può sbagliare, da due passi, corcia le distanze il De Angelis, 2-1. Si lotta su tutti i palloni, tanto agonismo, tanta correttezza comunque tra le due squadre. Qui il contrasto viene vinto dai giocatori del De Angelis che provano la conclusione dalla distanza. Di poco al lato. Severini controlla, scarica sul 14 che gli fa tornare il pallone. Severini la botta di destro. Si distende il portiere del De Angelis e manda il calcio d'angolo. Primo vero tiro in porta dell'uomo più atteso del match. Molto lungo a cercare il suo compagno. Controlla molto bene il pallone, costretto un po' ad indietreggiare. Poi il suo cross respinto sul nascere. Diventa comunque il pallone giocabile per il numero 10 che prova la conclusione di destro e trova un gran gol. Si trattava di Daniele Pensabene e arriva proprio sullo scadere il 2-2 del De Angelis. Da 2-0 a 2-2, grande rimonta dei bianconeri e vantaggio tutto da ricostruire. Ci riprova subito Severini a rimettere le cose in chiaro, ma il portiere per ora dice di no e manda in calcio d'angolo. Severini si sistema il pallone, pronto a colpire. Due uomini in barriera per il portiere del De Angelis. Severini a giro, la conclusione fantastica del numero 10, la traversa a dirgli di no, con il tocco anche del portiere del De Angelis, ma che con Severini, fermato da Versano. Tocco al centro per il numero 10 che allarga sulla sinistra dove c'è spazio per agire per il De Angelis. Pallone giocato in area, così e così il portiere, poi il numero 10 a porta vuota si mangia il gol del 3-2. Poteva fare meglio qui, pensa bene, il pallone ancora in possesso dei bianchi. Punta l'avversario, il pallone giocato in area, la semi rovesciata e il gran gol del De Angelis che si porta in avanti, 3-2, gran gol qui. Ha segnato il laterale del De Angelis. Lenta però a salire l'Alitalia, allora De Francesco deve aspettare l'arrivo di Severini che di prima intenzione calcia verso la porta e non sbaglia, il nuovo più atteso del match. Luca Severini fa 3-3. Scodelle Miti, la sponda per Pensabene e il miracolo di Calcaro che dice di no alla conclusione del numero 10. Ora Falcone. Spazio per avanzare, se lo prende tutto, poi guarda Minotti, si gira, il sinistro di Minotti e il gol del 4-3 del De Angelis. Ha segnato Minotti che ha sorpreso Calcaro, ma traiettoria, fil di palo, gran gol, 4-3 De Angelis. Pallone che però viene giocato corto, scodellato solo adesso, vertice dell'area di rigore, Aversano la tocca male, allora nuova possibilità, Pier Giovanni si gira, alto sulla traversa.
Minotti sul tocco di Aversano. Conclusione che trova al fondo della rete, 5-3. Si è scaldato Minotti che in 2 minuti fa 2 gol e regala il passaggio del turno al De Angelis, 5-3. E arriva adesso il triplice fischio dell'arbitro, il De Angelis batte 5-3 l'Alitalia e si guadagna il passaggio del turno in Coppa Italia. A sfidare il De Angelis nel secondo turno ci sarà la Pisana Calcio 8.